ricordo tutto. Nel corso della sua vita ha attraversato due secoli e due millenni, tagliando ora il traguardo dai 100 anni. Nata a Montella, in provincia di Avellino, il 7 agosto del 1918, quando terminava la Prima Guerra Mondiale, Salvatrice Milo, per tutti semplicemente nonna Bice, ha spento le sue 100 candeline tra figli e nipoti, senza rinunciare però alle abitudini di sempre, che negli ultimi tempi sono state condizionate però da qualche difficoltà nel camminare. Di prima mattina, quindi, in vista del compleanno, appuntamento con il parrucchiere e poi il caffè al bar, prima di tornare a casa in via Guerdile a Salerno, per ricordare i tempi che furono, sfogliando gli album fotografici rigorosamente in bianco e nero. Un compleanno festeggiato anche dal sindaco di Salerno Enzo Napoli, del quale il consigliere comunale Stasi, da nonna Bice ritenuto un vero e proprio nipote, ha portato una lettera di auguri per il traguardo importante raggiunto. Le più vive felicitazioni a nome mio personale dell'amministrazione comunale per il traguardo raggiunto. Auguri, Vincenzo Napoli. Grazie. E ogni anno, dopo i 100, un fascio, uno all'anno, torni avanti. Pochi e semplici segreti per i 100 anni. Dall'amore per il prossimo a non sparlare di nessuno e che hanno consentito a nonna Bice, come lei stessa ci tiene a sottolineare, di essere arrivata a 100 anni con la testa a posto, cosa più importante, ricordandosi tutto, dalla scuola alla vita in una famiglia con tanti figli e i problemi quotidiani dei primi decenni del Novecento ai due matrimoni. Tutti mi hanno voluto bene. Cosa ricorda? Qualche episodio? Sono tanti gli episodi sicuramente in 100 anni. Dico, ma che qualcosa che più le rimane in memoria? Quando era giovane, quando era giovane andava a lavare al fiume. Questo non ricordo. Che i piedi dentro l'acqua, vedeva i panni a terra, diceva mia madre. Fammi vedere se lei cavati bene. Ma adorarli. Certo. Adorarli. E tanto c'era poco mancia. Però a sera tutto attorno alla tavola. Perché mamma mia è utile. Siamo 10 figli. 24 figli. Va bene, ma viventi eravamo 10. Allora, alla sera, mamma, che ci mangiamo stasera? Rispondeva mia madre, la polenta. I fratelli miei piangevano, ne voglio pure, o ti mangi sta menesso, o ti... Io, mamma, non ce la fa. Il segreto per i 100 anni è la polenta? No... Ma hanno voluto bene tutto il paese. Cioè, per esempio c'erano le vecchiette, a gente si schifava, io no. E pittinava, ci lavava il viso, facendo vicino a me. Sarebbe, tu cambi cinta, perché? E perché vuoi bene il vecchiarello. Digli che ti mangi, le cozze a te come ti piacciono, crude. Mangio cozze crude, tutto, e sto bene con lo stomaco. Peperoncini. Tu, rinzerte faccio. E poi, mangio, mi chiamo qualche volta. Ho voluto bene a tutti, tutto il palazzo dove abitavo. Mi vogliono bene. Non ho mai sparlato mai, a nessuno. Mai. Ma è vero. La nonna del quartiere lei, è vero. Diciamo che chi si fa i fatti propri campa 100 anni. Bravo. grazie.